Tutelare l'agricoltura per difendere il territorio è l'ambizioso tema al centro del quarto congresso della Copagri Puglia, che si è tenuto all'interno della masseria Pietrasole di Bari. La difesa del territorio, anche e soprattutto in ragione delle conseguenze negative del dissesto idrogeologico e del consumo di suolo, è legata, spiega il presidente di Copagri Puglia, Michele Palermo, all'attività antropica svolta dagli agricoltori. Ampio il confronto durante la mattinata sulle possibili strategie da mettere in atto per tutelare e promuovere il lavoro dei produttori agricoli pugliesi. Dalle istituzioni ci aspettiamo in primis stabilità, perché se c'è stabilità si può fare programmazione, programmazione che in agricoltura non c'è da 50 anni, sembra strano, ma è così. Cosa chiediamo e cosa abbiamo chiesto a tutti i partiti durante la campagna elettorale? Chiederemo al governo che si andrà a insediare al prossimo tavolo, è quello di garantire liquidità al settore. Oggi il settore è senza liquidità, non può fare più debiti, e con le varie misure che devono accompagnare questa liquidità. Servono interventi seri, non è più ammesso fare il gioco delle tre carte, tolgo di qua e metto di là. Le aziende non ce la fanno più, le aziende sono senza ossigeno. Il momento è particolare per tutti, a partire dalle famiglie, non solo per l'inflazione, ma per l'impatto sul costo della vita quotidiana, quindi meno consumi probabilmente rispetto all'aumento delle materie prime e al dramma del costo energetico. Però con le agricole, con il sistema di impresa stiamo lavorando a una pianificazione verso un'agricoltura di precisione spinta, l'utilizzo appieno delle risorse comunitarie, nazionali ed anche quelle regionali. Abbiamo un buon trend di utilizzo. Stiamo mettendo in campo tutte le dinamiche rispetto ad agricoltura di precisione, a nuove cultivar e sistemi di impianto, per dare l'opportunità tra primizie e tardive di avere una forbice più larga nei prodotti per fare prezzo e quindi avere una redditività. E con il sistema di impresa stiamo lavorando anche proprio con l'agricoltura di precisione all'utilizzo delle nuove tecnologie, delle nuove cultivar, ma anche di tutte le rinnovabili possibili all'interno del sistema agroalimentare, non come detrattore della bellezza e quindi della bellezza dei nostri campi, perché non ho dato alcuna autorizzazione all'utilizzo dei terreni, ma a utilizzare in maniera seria, sia con il fotovoltaico che con l'agrovoltaico, ma anche con quelle che sono le più moderne concezioni delle rinnovabili rispetto al mini eolico, per esempio, al geotermico, per dare opportunità di abbattere i costi e lavorare insieme compiutamente a traghettare questa che è una delle fasi più delicate, diciamo, del sistema. Poi aspettiamo il governo nazionale per capire quale interlocutore avremo come ministro, che idea il governo si farà per fronteggiare le frodi e le speculazioni, perché al governo uscente forse all'inizio sono stata una nota stonata a parlare di speculazioni vere e proprie, ho visto poco, mi auguro che il prossimo governo invece attenzioni le speculazioni e come faccia un'operazione di vivisezione.